Buongiorno a tutti! Allora, cari amici del cancro, oggi vediamo cosa succederà, quali energie ci saranno per noi nel 2023. Io anche sono del segno del cancro, ho sempre un po' paura ogni anno di fare questo video, perché insomma, bisogna vedere cosa viene fuori. Però, ovviamente, siamo qui, ho i charms, ho una serie di oracoli come carte tarocchi per la vostra mini ruota dell'anno. Utilizzerò i tarocchi del dolce crepuscolo proprio perché mi piace pensare a questo 2022 come un anno che sta per tramontare in favore dell'alba nuova per questo 2023. Allora, andiamo a estrarre le carte della ruota dell'anno, quindi mi servono 6 carte per le energie del 2023 del segno del cancro, quindi cancro nel 2023, cancro nel 2023, energie del cancro nel 2023. Ovviamente potete saltare questa parte, io però ci tengo a fare le cose nella maniera più onesta possibile e quindi vi estraggo in diretta le carte, quindi 2023 per il cancro, 2023 per il segno del cancro, 2023 per il segno del cancro. Ancora tre e ci siamo. 2000. Queste carte oggi hanno voglia di parlare quanto mai. Poi le energie del 2023, quindi insomma hanno tante cose da dire. 2023 per il segno del cancro. 2023 per il segno del cancro. Ancora due. 2023 per il segno del cancro. 2023. Abbiamo un 7 di spade. Voi sapete che se le vedo non le tengo, però sappiate che potrebbe esserci energia del 7 di spade in questo 2023 per il segno del cancro. Vediamo. Tanto se è destino che dovrà ritornare, ritornerà, a volte succede. Ok, ce le abbiamo. Energie per il segno del cancro, gennaio e febbraio 2023. Wow, ruota di fortuna. Oh, ma facciamo che iniziamo questo gennaio 2023 con una bella botta di culo? Allora, qua c'è un bel cambiamento per alcuni di noi. Forse finalmente si sbloccheranno tutta una serie. Io ho bisogno, per esempio, che si sblocchino tutta una serie di cose. E quindi in realtà c'è questo grande cambiamento, questo ribaltamento un po' delle situazioni e delle sorti. È interessante questa carta a inizio anno perché anche un po'. Io ci vedo, allora io non credo nella fortuna che casca dal cielo, io penso che la fortuna arriva o comunque l'amore universale, come chiamatelo come volete, arriva nel momento in cui noi ci rimbocchiamo le maniche, finché stiamo a dormire sul divano non credo che ci piova dal cielo niente. Io in questa ruota di fortuna ci vedo proprio tanti di noi che finalmente si stanno alzando dal divano, me compresa, e si stanno rimboccando le maniche, quindi tutto quello che verrà di buono è perché in realtà lo stiamo attivando noi, però sì, ci vedo proprio una grandissima attivazione. Molto bene perché significa che partiremo con gennaio e febbraio con tanta carne al fuoco e a noi ci piace, diciamocelo. Vediamo le energie di marzo e aprile. Infatti, vabbè, abbiamo qua la sacerdotessa, la papessa. Niente, qui proprio siamo in grande studio introspettivo. Proprio per tirare fuori al meglio tutte le nostre risorse, anche quelle nascoste, anche quelle che non conosciamo particolarmente. Ci sarà anche un approfondimento in tal senso, proprio per sguinzagliare in realtà all'esterno, tutto quello che ci può aiutare per realizzare tutta una serie di cose. Quindi bene. Vediamo come prosegue questo anno del 2023 con i mesi di maggio e giugno. E infatti, luna, ehi, che combo qua! C'è la sacerdotessa della luna e la luna, significa che riusciremo, guardate qua, la donna che fa le magie. Riusciremo alla grande a tirare fuori. Forse anche da cose che abbiamo fatto in passato, quindi esperienze pregresse, esperienze che abbiamo fatto in passato, che a quest'anno, in questo 2023, insomma, che succederà, riusciremo veramente a fare tesoro di quello che abbiamo già sperimentato per proseguire, fare meglio, avanzare. Mi piace tantissimo questa stesa perché adesso non so voi, ma io ho un
connessione con la notte e la luna molto profonda. Il fatto che siano uscite queste due carte una dietro l'altra mi fa proprio pensare a una grandissima connessione interiore per il segno del cancro di quest'anno, proprio per poi saper connettersi al meglio nel momento in cui l'alba sale, quindi un nuovo giorno inizia, connettersi al meglio con gli altri, nelle situazioni che dovremo affrontare, nei nostri lavori, nelle nostre relazioni. Quindi c'è proprio questo grandissimo studio, se vogliamo, o questo grandissimo avanzamento proprio per riuscire a connetterci al meglio in qualsiasi situazione, in qualsiasi posto, in qualsiasi caso. Non lo so, c'è un'energia veramente si sta andando molto nel profondo, come se fosse un pozzo a cui attingere cose meravigliose, magie mai attuate. Quindi qua c'è veramente un'energia molto particolare, ma anche molto molto bella. Probabilmente l'apice appunto di questa energia sarà a giugno 2023. Non mi stupisce perché a fine giugno inizia il segno del cancro, quindi inizia il nostro segno, quindi proprio saremmo connessi a 360 gradi, saremmo super sensibili, super empatici nel momento in cui riusciremo a tirare fuori al meglio questo tipo di energia. Ragazzi, non ce ne sarà più per nessuno, ve lo dico. Vediamo le energie di luglio e agosto. E vabbè, ci sta. Luglio e agosto, ovviamente, nel momento in cui abbiamo un apice di qualcosa, poi è chiaro che subito dopo, poi noi cancro in questo siamo meravigliosi, cioè siamo bravissimi, nel fatto di avere degli alti molto alti e poi però magari crollare un pochino. Diciamo che tra luglio e agosto ci sarà, avremo un po' un sentimento di evasione, più mentale che altro, però c'è la voglia un po' di scappare, diciamocelo, di isolarci un pochino. Noi abbiamo questa corazza e ogni tanto abbiamo bisogno, da bravi cancerini, di chiuderci nel nostro guscio per ricaricarci, fondamentalmente, per ricaricare le energie. Quindi qui ci sarà, allora, alcuni di noi avranno bisogno di un cambiamento, alcuni di noi avranno bisogno di isolamento, di isolarsi un pochino. Non sarà un'energia uguale per tutti, ovviamente, questa è una stesa generale, però diciamo che in luglio-agosto c'è questo sentimento di evasione, sentimento di riposare forse la mente. E te credo, dopo tutto il lavoro qua che ci siamo fatti, ci sta il fatto di dire: vabbè, ragazzi, sai che c'è, ciao, vado un attimino a fare l'eremita da qualche parte, e poi ci vediamo tra un po'. Tra l'altro, vabbè, mi fa piacere che coincide comunque con luglio e agosto, perché per alcuni di noi coinciderà, scusate, voglio dire 8.000 cose, inizio a parlare veloce. E invece no, devo scandire bene perché le parole sono importanti. Per alcuni di noi coinciderà con le vacanze, quindi riusciremo probabilmente appunto a evadere un attimino. Vediamo come ripartiremo in settembre e ottobre. Ripartiremo alla grande, cioè sono troppo contenta perché la regina di bastoni, ragazzi, scusate se lo dico, ma è una delle carte secondo me più carismatiche, una delle figure più carismatiche del mazzo, specialmente degli arcani minori. Niente, regina di bastoni, qua riprenderemo in mano dopo che ci siamo fatti la nostra paturnia, dopo che ci siamo fatti il nostro viaggettino nel nostro guscio, qua riprendiamo il bastone in mano, facendo anche un po' largo agli altri, dicendo: scusate, permesso, fatemi tornare sul mio trono, grazie. E quindi qua c'è questa bellissima energia, la regina di bastoni poi mi piace perché è carismatica ma intraprendente, sempre utilizzando una forte magia. Infatti io dico sempre che il bastone è la nostra bacchetta magica. Quindi grandissima energia, abbiamo proprio voglia di riprendere le fila di un certo tipo di discorso per metterle assolutamente in atto. E vediamo come conclude il segno del cancro questo anno del 2023. Io vi chiedo scusa, il sole va e viene, ma purtroppo io non posso ancora comandare gli astri. No, non li potrò comandare mai, quindi abbiate pazienza. Spero comunque che si veda bene. Dicevo, vediamo come conclude il segno del cancro nei mesi di novembre e dicembre, questo 2023. Ah, 5 di bastoni. Qui mi sa che il bastone lo utilizzeremo per menare qualcuno, va bene. Sì, un po' di conflitti con l'esterno, diciamocelo. Ma perché? Perché siamo testardi nel voler portare avanti le nostre idee. Siamo convinti che le nostre idee siano buone e quindi le vogliamo portare avanti a tutti i costi. Che dire, ci può stare. A volte
5 di bastoni potrebbe essere anche un allenamento, quindi magari un prepararsi a un impegno che avremo preso e a un qualcosa che, per cui vorremmo tirare fuori tutta la nostra passione, tutta la nostra, tutto il nostro essere sanguigno. Quindi potrebbe essere anche questo. Non è detto che sia una carta per forza negativa, anche perché vicino abbiamo la regina di bastoni e la ruota di fortuna, quindi secondo me potrebbe essere appunto un'energia dove in realtà ci dedichiamo, noi siamo anche molto bravi a dare tutti noi stessi nel momento in cui crediamo in quello che stiamo facendo. E quindi la sfida qua probabilmente è anche questa, quella di allenarsi, saremo un po' stanchi, diciamocelo. Ma perché? Perché ci sarà questo grande allenamento, questa grande preparazione. Va bene. Oh, vediamo un po'. Scusate, però al solito io perdo la voce in questi video. Diciamo l'energia chiave di questo 2023 per il segno del cancro, energia chiave del 2023 per il segno del cancro, energia chiave del 2023 per il segno del cancro. Ma Venere, ma bellissimo! Attenzione! Amore, desiderio, bellezza, ispirazione, femminilità, rapporti, estetica. Beh, ci troviamo nel nostro brodo, diciamocelo. Potremmo avere a che fare con segno del toro della bilancia, come tarocchi, associato abbiamo l'imperatrice, quindi terreno fertile, alla grande, energia, grandissima energia femminile. Vabbè, non mi stupisce per niente perché noi cancro siamo la femminilità, la sensibilità e l'empatia per eccellenza. Tra l'altro sono uscite due donne, vorrei far notare, quindi ci sta tutto. Quindi, insomma, con la nostra, diciamo, energia materna, iemeneremo a tutti. Vediamo la runa dell'anno. Quindi, runa dell'anno per il segno del cancro nel 2023. Runa dell'anno per il segno del cancro nel 2023. Anzus, saggezza, apprendimento, ecco appunto. Apprendimento, comunicazione, tradizione, contemplazione, saggio consiglio, aiuto divino, scintilla creativa, cioè scusate se questi non siamo noi, iniziazione. Raga, ma che vi devo dire d'altro? Bellissima, c'è un'energia incredibile, io non riesco neanche, cioè, forse a comunicarla come vorrei, ma c'è un'energia bellissima, veramente bella. Proprio super creativa, energia super fertile, ma che sia il nostro anno di gloria per quello che riguarda veramente il realizzare tutta una serie di cose. Io penso ovviamente ai miei progetti, ma ci credo fermamente. Vediamo il mio, The Halloween Oracle, il mio oracolo d'autunno, cosa ci dice per i segni del cancro nel 2023, quindi il segno del cancro nel 2023. Perfetto. Spiderweb, communication, quindi comunicazione, ramificheremo, conquisteremo il mondo con la nostra ragnatela infinita. No, veramente quest'anno potrebbe essere un grandissimo anno, cioè tra l'altro la comunicazione, scusate, comunicazione uscita qua e comunicazione uscita anche nella runa. Potrebbe essere veramente l'anno del mi viene riscatto, ma in realtà non è che cioè, non è che abbiamo bisogno di un riscatto, ma proprio di finalmente avere anche non solo le energie giuste con questa ruota di fortuna, ma anche forse intorno alle persone giuste che ci aiuteranno ad allenarci a dovere e a raggiungere i nostri risultati. I nostri risultati che saranno ovviamente bellissimi, perché con questa Venere che ci supporta, ragazzi, s'avanza a dire. Vediamo l'amore. L'amore per il cancro per questo 2023, quindi amore, oh, sta tornando il sole, che bello, siamo tutti molto felici. Questa, l'amore per, ne sono uscite due, va bene, le teniamo tutte e due. Quando si appiccicano così bisogna tenerle. Vediamo cosa abbiamo qua. Allora, sii nel presente e sogna il tuo futuro. Cioè, praticamente tutta l'ascesa che abbiamo fatto era chiusa in questa carta. Mi piacciono tantissimo le piramidi, ragazzi. La connessione con l'antico Egitto, che ne sapeva più, cioè il popolo dell'antico Egitto che ha fatto cose meravigliose. Connessione astrale con i pianeti. Erezione di qualcosa di meraviglioso. Qui abbiamo un castello fantastico. Quindi, ragazzi, veramente potrebbe essere l'anno
dove realizzeremo i nostri sogni. Noi siamo no, questi siamo noi e stiamo guardando tutto quello con cui siamo connessi. Quando sogniamo tutto è possibile. Cioè, raga, ma che carta è questa? Ma che carta meravigliosa è? Wow. Bella anche questa. Fai qualcosa per qualcuno. Dona la tua attenzione ad altri. Bellissima. Un'energia veramente generosa, altruista, di grandissima connessione con l'esterno, con gli altri, con le persone, con le amicizie, con le relazioni. Quindi anche in amore, io dico che quest'anno potrebbe essere un anno fantastico forse per l'amore, perché ragazzi, guardate queste carte cosa non sono. Bellissima questa cosa, anche perché a me richiama un po' la famiglia. Vabbè, io non so voi come siete messi, però un partner, un partner, una partner, un figlio, mi viene la crescita di una famiglia, quindi insomma mi vengono questo tipo di energie bellissime. Ragazzi, tolgo un attimo le carte oracolo perché voglio, lasciamo però Venere in alto che ci piace tanto, perché voglio vedere i charms, quindi i charms ce li ho qua di fianco, Charms per il 2023. Scusate, che vorrei farvi vedere l'estrazione in modo tale che vedete che non faccio cose strane. Poi però non riesco mai a togliere il cestino, va bene? Allora, Cancro nel 2023, energie del Cancro nel 2023. Allora, vediamo di togliere il cesto e di cioè, scusate, ma io già quello che vedo mi sta già facendo impazzire. Le chiavi, l'apertura di porte con questa ruota di fortuna, finalmente apriremo tutti i portoni, il cigno nero, il carisma, l'ottenere quello che si vuole. Questo sul lavoro, grandissima passione e dedizione sul lavoro, riuscita anche sul lavoro. Guardate che bello questo bottone, non so se lo vedete, ha dei riflessi incredibili. Abbiamo una lettera S tra i mesi di marzo e aprile. Abbiamo il Tau sulla luna, connessione spirituale a manetta, spero che lo vediate bene. Abbiamo l'anello tribale collegato a grandissime emozioni. Wow! Abbiamo la pietra di luna sulla luna, ragazzi, cioè e abbiamo anche il girasole, quindi la riuscita e la vittoria proprio sulla figura che ci rappresenta, cioè vabbè. Abbiamo la lettera N su questo 6 di spade. Ci sono due o tre lacrimucce che magari tireremo fuori con questa voglia di evasione. Ci sono uscite, ma noi Cancro ci sfoghiamo, poi ritorniamo arzilli. C'è una lettera B sulla regina di bastoni e poi qua nel finale c'è di tutto. Novembre e dicembre. Notizie, buone notizie. Il libro, quando dicevo il prepararsi, l'allenamento, forse sarà anche per alcuni di noi studiare qualcosa di molto interessante per il nostro lavoro e finanziamo i tuoi sogni. Quindi qua, se cerchiamo qualcuno che ci supporta, novembre-dicembre potrebbe essere un ottimo mese perché c'è proprio tutta questa energia. Belle notizie, qualcuno che ci supporta finanziariamente e il prepararsi per qualcosa, studiare, prepararsi, allenarsi per qualcosa che ci vedrà protagonisti in qualche modo. Allora, unico chance, se vogliamo, non dico negativo perché per carità, secondo me le lacrime non sono negative, le lacrime ci servono per sfogarci, qui avremo uno sfogo. In luglio-agosto sentiremo l'esigenza di sfogarci e ci sfogheremo perché appunto è uscito, però poi ripeto, Queen Bee, Queen Bee mi viene sempre, questa è una regina, questa è una B, Queen Bee mi viene sempre in mente la regina madre, la regina delle B in inglese è ape, la regina delle api, quindi scusate se poco, che energia c'è in questa carta? Fantastica, proprio operatività e produttività al massimo. Va bene, cari amici del Cancro, io penso che questo 2023 veramente ci possiamo portare a casa quello che vogliamo. Sono uscite un sacco di carte super profonde e super interessanti. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me. Spero che questo 2023 sia l'anno dove veramente spaccheremo tutto. E niente, grazie ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!